ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo come duplicare gli oggetti con Blender e creare delle istanze di essi. È possibile duplicare un oggetto con Blender selezionandolo e utilizzando lo shortcut Shift più D. In questo modo l'oggetto verrà duplicato e possiamo spostarlo nell'area che ci interessa. Possiamo confermare la duplicazione e lo spostamento premendo il tasto sinistro del mouse. Possiamo duplicare un oggetto e mantenerlo nella stessa posizione premendo Shift D e subito dopo Esc sulla tastiera o il tasto destro del mouse. La funzione Duplicate Objects che abbiamo utilizzato con lo shortcut Shift più D possiamo trovarla qui in Object Duplicate Objects. Quando duplichiamo un oggetto con Shift D, questo sarà completamente indipendente da quello che ho duplicato. Infatti qui possiamo vedere che ha un data block mesh differente da quello che abbiamo duplicato. Questo si chiamerà cube 010 e questo cube 037. Quindi, essendo un oggetto completamente indipendente, qualsiasi modifica che farò in edit mode di questo oggetto non avrà effetto sull'oggetto di partenza. Possiamo duplicare un oggetto e linkarlo premendo Alt D oppure andando qui in Object Duplicate Linked, e questo creerà un'istanza dell'oggetto originale condividendo lo stesso data block mesh. Infatti lo possiamo vedere da qui, questo data block mesh si chiama cube 037 ed è lo stesso di quest'altra copia che abbiamo appena effettuato. Questo significa che entrando in edit mode le modifiche che farò per questo oggetto rifletteranno anche sull'originale. Se ad esempio creiamo più copie linkate di un oggetto e decidiamo successivamente di rendere uno di questi oggetti indipendenti, possiamo farlo andando nella scheda Object Data Properties. Qui vedete che è indicato il Mesh Data Block condiviso con questi altri oggetti. E quindi, dicevo, se vogliamo rendere indipendente questo oggetto, basterà cliccare su questo numero che ci sta ad indicare il numero di istanze di questo Mesh Data Block e quindi quanti oggetti lo stanno condividendo. È possibile linkare gli oggetti anche successivamente. Possiamo fare delle copie di questo tavolo, ad esempio con Shift D, e poi successivamente creare delle istanze. Basterà selezionarli, tenere uno di essi attivo e premere Ctrl L Link Object Data. In questo modo tutte le trasformazioni in edit mode che farò di questo oggetto rifletteranno sugli altri. Possiamo duplicare in edit mode vertici, spigoli e facce selezionando uno di essi e premendo Shift D. Le stesse regole per duplicare le mesh e creare istanze valgono anche per gli altri oggetti. Ad esempio qui abbiamo una fonte di luce che possiamo duplicare con Shift D, oppure possiamo creare delle istanze con Alt D. E questo quindi creerà una copia linkata e questi dati saranno condivisi con le altre copie che abbiamo fatto con Alt D. Ad esempio, se provo ad aumentare la potenza di questa luce, la modifica avverrà anche su quest'altra. E come per le mesh, se successivamente voglio rendere indipendente questo blocco di dati di questa fonte di luce, mi basterà premere su questo pulsante. Oggi abbiamo visto come duplicare oggetti con Blender. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se date uno sguardo ai link in descrizione, vi aiuteranno a trovare fantastiche risorse di cui potreste aver bisogno. Grazie ragazzi, alla prossima!